Oggi andiamo a vedere nel pratico come organizzo la mia vita e il mio lavoro da content creator. Essere organizzata per me è molto importante per riuscire a fare tutto ciò che desidero, sia a livello di progetti lavorativi ma anche di passioni personali, e ovviamente fare tutto senza impazzire, ma anzi godendomi anche dei momenti di relax e riposo. Dall'esterno mi rendo conto che potrei sembrare una persona molto organizzata, però anche se da una parte è vero, mi piace essere organizzata perché mi piace l'ordine, mi piace sapere quando devo fare le cose, mantenere gli impegni, dall'altra parte vi assicuro che su certe cose potrei essere molto più organizzata. Ecco perché nel video di oggi voglio darvi una panoramica il più trasparente possibile, mostrandovi i miei punti forti e anche i punti deboli, cioè le cose che vorrei assolutamente migliorare nei prossimi mesi, e anzi, se avete dei suggerimenti, mi raccomando, scriveteli nei commenti. Iniziamo dall'organizzazione delle finanze. Se avete visto il mio video sul budget mensile e su come organizzo i miei soldi a 25 anni, saprete che tengo traccia di tutte le mie entrate e le mie uscite su una cartella Drive, utilizzando un template molto semplice che compilo a mano alla fine di ogni mese. Alla fine di ogni anno poi faccio un totalone per capire quanto ho guadagnato, quanto ho speso e quanto ho risparmiato, e quanta parte dei miei risparmi mettere nel mio piano di accumulo. Come organizzazione non è male, però devo essere molto disciplinata a compilare il budget mensilmente, altrimenti rischio di fare dei periodi in cui non ho alcuna percezione di come sto gestendo i miei soldi, quanto sto spendendo esattamente, e questo rischia di farmi andare un po' in palla. In più quest'anno si sono aggiunte tante spese rispetto all'anno scorso relative al mio business: i collaboratori, il progetto di branding, altre cose su cui vorrei investire dei soldi, e con queste novità mi sono resa conto che avere lo stesso conto corrente e lo stesso budget per le mie spese personali e per le mie spese legate alle attività lavorative non va bene. Quindi a partire dall'anno prossimo, comunque nell'immediato, vorrei separare le due cose, con ciascuna il suo budget e il suo conto corrente dedicato. Insomma, ho ancora tanto da imparare e applicare in campo finanza personale, e infatti in questo periodo sto proprio leggendo il libro della mia cara amica e collega Ami, fondatrice di Pecuniami, molto interessante, che mi sta dando tantissimi spunti per gestire con ancora più consapevolezza le mie finanze e capire anche come organizzare per i prossimi mesi e l'anno nuovo. E a proposito di budget e finanza personale, ringrazio Buddy Bank, che è lo sponsor del video di oggi. Il conto corrente Buddy Bank è un conto a canone zero con assistenza bancaria 24 ore su 24 via chat e carta di debito Mastercard inclusa. Recentemente, per chi ha il conto Buddy Bank, è disponibile Steppy, un servizio di gestione patrimoniale realizzato in esclusiva da Moneyfarm. Steppy è pensata anche per chi ha gli inizi con la finanza personale, infatti è facilmente attivabile ed accessibile tramite l'app legata al proprio conto Buddy Bank. La cifra minima per iniziare ad investire con Steppy è di 2.500 euro e se e quando lo si desidera si può attivare anche un piano di accumulo mensile oppure aggiungere del capitale alla linea di investimento scelta. Inoltre c'è la possibilità di confrontarsi con un consulente di Moneyfarm. Se avete visto il mio video come gestisco i miei soldi a 25 anni, sapete che anche io nell'ultimo anno ho iniziato un piano di accumulo per investire una parte dei miei risparmi, e credo davvero che sia uno dei primi possibili step per chi desidera avvicinarsi con il proprio ritmo personale e in base alle proprie esigenze al mondo degli investimenti. Il fatto che con Steppy la cifra iniziale non sia particolarmente alta credo sia una buona soluzione per chi è già consapevole di voler iniziare a investire ma magari non ha ancora a disposizione grandi cifre. Se volete saperne di più di Steppy o in generale di Buddy Bank, trovate quindi il link in descrizione che vi rimanderà alla pagina informativa. Grazie ancora a Buddy Bank per aver sponsorizzato questo video, e ora torniamo a noi. Passiamo poi alla mia organizzazione del tempo. Negli ultimi anni ho cambiato un po' di modalità, dall'agenda cartacea quando ero studentessa alla to-do list su carta quando ero lavoratrice dipendente. Quando sono diventata freelance poi ho iniziato a usare Toggle, uno strumento di cui vi avevo già parlato e che grazie ad un timer permette di monitorare quante ore lavoriamo e quante ore trascorriamo su ciascun cliente o ciascuna attività. È arrivato però un momento in cui questa modalità e questo strumento ha iniziato a crearmi un po' di ansia, cioè iniziavo a vedere le mie giornate solo in termini di ore lavorative e addirittura arrivavo a sentirmi in colpa se mi rendevo conto che un giorno avevo lavorato meno ore del solito. In più facevo davvero fatica a darmi dei limiti a livello di ore lavorative e quindi a ritagliarmi anche i giusti spazi per rilassarmi o fare altro. Così ormai qualche mese fa ho deciso di cambiare la mia modalità e iniziare a gestire la settimana a blocchi.
IT, programmando quindi le attività lavorative e non direttamente su Google Calendar. Mi ci trovo davvero bene perché così a colpo d'occhio ho una panoramica di quello che devo fare e quello che faccio durante la settimana, aiutandomi anche con i colori. Ad esempio il verde per le ore lavorative, il giallo per le riunioni o call, il lilla per i momenti solamente dedicati a me, il salmone per il tempo libero con amici e famiglia e così via. Dato che comunque mi piace molto scrivere a mano, uso ancora l'agenda cartacea perché è un'abitudine che ho fin da piccola e per me è davvero un rito segnare le cose che devo fare, gli impegni, le mini to-do list delle giornate e poi poterla sfogliare e ricordarmi che cosa ho fatto in ciascun anno. Ah, e a proposito di lavoro e tempo libero, il weekend io cerco assolutamente di tenerlo libero e non lavorare. Certo, ogni tanto può capitare, ci sono dei periodi più impegnativi, però di base ho proprio cercato di cambiare mentalità e quindi di usare al massimo le ore lavorative per lavorare in modo super concentrato, così da terminare poi a fine settimana gli obiettivi che mi sono posta per ciascuna settimana, ciascun periodo, e avere quindi il weekend totalmente libero per riposarmi o fare qualsiasi altra cosa al di fuori del lavoro. E vi assicuro che proprio grazie a questo tipo di organizzazione sono riuscita nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, a godermi dei weekend meravigliosi in cui mi sono sia riposata sia ho vissuto con grande piacere ed energia tutto il tempo libero con i miei amici, la mia famiglia, il mio ragazzo. E questa è proprio una cosa che mi permette poi di tornare il lunedì molto focalizzata, molto entusiasta di iniziare la settimana lavorativa, perché appunto ho avuto il weekend per rilassarmi, ricaricarmi e divertirmi un sacco. Ah, se vi state chiedendo qual è il momento in cui pianifico tutto ciò, tendenzialmente è il lunedì mattina. Il lunedì mattina, infatti, prima di iniziare a lavorare, completo il mio calendario su Google, il mio piano editoriale su Asana, che vedremo tra poco, e poi scrivo a Michael Bertolasi, che oltre ad essere un mio caro amico e collega e anche compagno di Mastermind, perché lo sapete, facciamo un Mastermind insieme a Grace, The Amazing e Simone Momo, è anche il mio buddy, cioè quell'amico e collega con cui ogni settimana ci confrontiamo sugli impegni lavorativi, ma anche sulla vita personale, e il lunedì ci mandiamo quei 4 o 5 obiettivi importanti per noi quella settimana e che poi al lunedì successivo commenteremo insieme, dicendoci appunto un po' come è andata la settimana e quali sono i nostri nuovi obiettivi. Questo piccolo momento di programmazione, ma anche riflessione e confronto con Michael, mi permette di iniziare la mia settimana con buon umore e anche con grande consapevolezza per capire quali sono appunto gli obiettivi della settimana che sto per iniziare e anche che cosa è andato bene e che cosa posso migliorare nella settimana precedente. Passiamo poi all'organizzazione del lavoro vero e proprio. Come vi dicevo prima e anche in altri video, per il mio calendario editoriale e in particolare per coordinarmi con Teo, che è il mio collaboratore videomaker e video editor, utilizzo Asana, con cui mi trovo molto bene. Anche qui mi faccio aiutare dai colori: rosso per YouTube, viola per Instagram, verde per le Instagram Stories e blu per LinkedIn. Cerco di essere sempre ordinata con il mio calendario editoriale anche per aiutare Teo ad organizzarsi, però non vi nascondo che spesso, un po' come in questo periodo, è un po' un macello. Diciamo anche che è da un po' di tempo, penso da 2020, che non mi prendo un periodo di pausa dalla pubblicazione dei contenuti per poter appunto fare un attimo una pausetta al punto della situazione e magari portarmi anche un po' avanti registrando dei contenuti, così da averli un po' pronti e lavorare con più programmazione e meno fretta. Cosa che adesso non riesco a fare perché, come vi dicevo ultimamente, sto lavorando sempre creando contenuti di settimana in settimana. E anche se da un lato questo è molto bello perché stimola tanto la creatività e permette di avere video sempre attuali e in qualche modo che seguono proprio quello che è il flusso del tuo lavoro, della tua vita, dall'altra parte tutta questa velocità e questa fretta che si viene a creare genera anche un po' di stress. Insomma, sicuramente tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo vorrei prendermi proprio un periodo di pausa per non smettere di lavorare, ma smettere di pubblicare contenuti e fare un attimo il punto della situazione, riorganizzando un po' le cose, capendo anche in quale direzione voglio andare e così via. Secondo me è importante per chi fa contenuti o per qualsiasi tipo di lavoro creativo
prendersi magari anche una volta all'anno un momento per appunto tirare un po' le fila. Tornando al calendario editoriale, so che in tanti di voi sono curiosi di capire in modo approfondito come lo utilizzo. Perciò a novembre ho già programmato un video in cui vi mostro con precisione come organizzo Asana pianificando tutti i contenuti del nuovo mese. Così sarà un'occasione anche per me per mettere un po' di ordine. Passiamo poi alle mail, che sono un tasto dolente della mia operatività, perché ne ricevo davvero tante e varie, e capire quali sono le più prioritarie, le più importanti rispetto a quelle più spam o comunque meno prioritarie non è sempre semplice. In più adesso le mail, il piano editoriale, insomma tutte queste cose anche amministrative e operative che vi sto dicendo le gestisco tutte da sola. Io non ho un assistente che appunto mi legge le mail, me le organizza o cose di questo tipo, ed è una cosa che in realtà mi piacerebbe tanto avere per il futuro, perché penso che sia un supporto validissimo e super utile. Però ecco, in questo momento sto gestendo veramente tutto da sola e mi faccio dare una mano dai miei collaboratori Teo e Camilla solo su task specifici. Sicuramente in futuro vorrò far evolvere questa cosa, strutturarmi maggiormente, però ecco, in tutta trasparenza questa è la mia situazione attuale, quindi è per questo che ogni tanto sono appunto organizzata, ma non sempre perfetta. Vabbè, che poi la perfezione non esiste, quindi questo è un altro discorso. Comunque, per avere un minimo di ordine, uso anche qui delle etichette colorate. Sì, avete capito ormai che sono una fan dei colori, per suddividere le mail e capire se sono scambi con clienti, collaborazioni per YouTube confermate o ancora in pending, eventi o interviste, richieste generiche e così via. C'è poi tutta la parte relativa alla gestione dei file e, dato che odio avere la memoria piena sul PC, archivio tutto su Drive oppure sul mio disco esterno. Anche qui, su Drive cerco di essere abbastanza ordinata, suddividendo tutto in macro cartelle e micro cartelle. Ma non è sempre semplice mantenere l'ordine, perciò ogni tanto devo fissarmi a calendario dei momenti per mettere in ordine i file e insomma fare le pulizie di primavera. Ma questo lo vedremo in un prossimo video, perché vi condividerò il mio decluttering di vita e lavoro iniziato quest'estate, in cui ho pulito e riordinato tutta casa e tutto l'armadio, e che in realtà prosegue ancora mentre cerco di rimettere in ordine appunto le email, i file su Drive, sul disco, insomma work in progress. Per quanto riguarda il disco esterno invece, lì archivio tutti i file più pesanti, quindi i video e le foto, e anche lì cerco di mantenere un certo ordine. Tutta la parte di amministrazione fiscale invece, fatture, F24, documenti importanti, come sapete la gestisco su Fisco Zen, che tra l'altro recentemente ha cambiato look, non so se l'avete notato, ma andate a sbirciare il loro sito perché io sono rimasta super sorpresa e non vedo l'ora di vedere l'evoluzione di questo nuovo branding. Ma allo stesso tempo comunque cerco di scaricare sempre tutte le fatture, tutti i documenti più importanti per salvarle su una cartella nel PC, sul disco esterno oppure su Drive. Insomma, questa è la mia organizzazione ad oggi, che sicuramente può essere tenuta ancora più ordinata, però devo dire che come organizzazione in generale sono molto soddisfatta, perché mi permette di tenere traccia di tutto e di non perdermi pezzi importanti anche nei periodi più impegnativi. So che ci sono delle persone che preferiscono usare un unico strumento in cui inglobare un po' tutto, ad esempio tanti utilizzano Notion perché è veramente super personalizzabile e ha mille funzionalità. Io però sinceramente preferisco avere ciascun tool per ciascuna attività, è proprio una cosa che personalmente mi piace di più, però appunto è una scelta molto soggettiva. Notion ovviamente l'avevo un po' provato, però per il momento non lo sto usando, non perché non mi piaccia, ma perché appunto ormai questa che vi ho detto è la mia organizzazione attuale e quindi non saprei bene per cos'altro usarlo, essendo anche tra l'altro molto simile ad Asana nelle funzionalità che utilizzo io. Insomma, queste erano le modalità con cui organizzo la mia vita e il mio lavoro, con i suoi punti forti e anche i suoi punti deboli, quindi mi raccomando, se avete dei suggerimenti, se guardando quello che vi ho mostrato vi sono venute in mente delle possibili ottimizzazioni, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché mi sarebbe utilissimo. Vi lascio qui accanto il video con i diversi tool per gestire un calendario, volendo anche editoriale, mentre aspettiamo che arrivi il video più approfondito su Asana, o comunque se volete qualche spunto, qualche tool nuovo per gestire meglio il vostro calendario. E infine ringrazio ancora Buddybank per aver sponsorizzato questo video e voi per avermi seguita fin qui, e vi auguro come sempre una splendida giornata. Ciao!